Allora, buonasera a tutti. Presentiamo l'ultimo corso di laurea magistrale in ambito food, che in realtà è il più antico, è il più vecchio e quello che ha la storia più lunga. Quindi è il primo che è stato fondato all'Università di Parma come corso di laurea magistrale in ambito food. Ok, stiamo parlando ovviamente del corso di laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari. Allora, il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, diciamo, punta a formare delle persone che sono in grado di lavorare nelle aziende alimentari. Questo, diciamo, è il principale sbocco occupazionale, ai dei livelli ovviamente di elevata responsabilità, quindi dove è richiesta una certa autonomia di scelte. E la preparazione è una preparazione che, diciamo, affronta tutti gli aspetti che riguardano le scienze degli alimenti. Quindi vedrete gli aspetti che riguardano la sicurezza, vedete gli aspetti che riguardano la trasformazione, la produzione e la conservazione degli alimenti, fino a arrivare anche a degli aspetti più legati alla commercializzazione, al marketing, quindi aspetti diciamo, legati alla vendita finale degli alimenti. Tutti gli aspetti verranno affrontati. Chi già, diciamo, frequenta scienze e tecnologie alimentari ha avuto un primo incontro con queste materie, ma nella laurea magistrale tutte le materie saranno maggiormente approfondite e tutte focalizzate sugli alimenti. Okay? Quindi se alla triennale avete fatto microbiologia, alla magistrale sarà microbiologia applicata solo agli alimenti. Okay? Così come anche biochimica, c'è una biochimica applicata, io insegno biochimica alla triennale, qualcuno di voi mi conosce, e la biochimica applicata della magistrale è una biochimica applicata che mira a evidenziare tecniche di analisi applicabili nell'ambito alimentare. Ok, probabilmente chi ha seguito le presentazioni precedenti, noi arriviamo in fondo, avete già visto, abbiamo sentito anche noi alla fine dell'ultima presentazione quali sono tutti gli aspetti positivi della scelta di Parma come, diciamo, sede per studiare all'università, quindi tutti gli aspetti che riguardano anche la vita dello studente. Per quanto riguarda le aziende alimentari, che sono il principale sbocco, diciamo, per il laureato in scienze e tecnologie alimentari, sappiamo tutti che a Parma c'è una grandissima tradizione di aziende alimentari. Ci sono tante aziende alimentari grandi che conosciamo tutti, come la Barilla, quelle riportate qui, Mutti, Parmacotto e quant'altro, ma in realtà noi conosciamo queste aziende perché sono quelle che sono grandi aziende, producono prodotti che noi compriamo, che troviamo sulla nostra tavola. Ma ne esistono tantissime altre che magari sono meno conosciute, ma che sono altrettanto importanti, che assorbono tantissimi laureati in scienze e tecnologie alimentari, perché forniscono magari ingredienti alle grandi aziende che poi noi conosciamo. Quindi sono meno conosciute perché non forniscono un prodotto finale al consumatore, ma forniscono però supporto a queste grandi aziende. Quindi le aziende in realtà sono tantissime. A Parma c'è l'EFSA, con la quale ovviamente il Dipartimento collabora. Sapete tutti cos'è l'EFSA, l'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare. Quindi questa è un'altra grande opportunità che abbiamo sul territorio. E poi ci sono tantissimi eventi che vengono continuamente organizzati nel territorio, diciamo, di Parma, come ad esempio le fiere. Ci sono tante fiere, come quella Cibus, che ormai viene proposta in tante versioni, cioè Cibus Tech, quest'anno c'era Cibus Connect, eccetera. Ok, questo è il campus, probabilmente avete già fatto un giro, comunque lo farete successivamente. Si sta costruendo la sede, sicuramente ve l'hanno già parlato, la sede, diciamo, del Food Project, dove verranno riuniti tutti i laboratori per la ricerca in ambito food. È anni che si sta costruendo questa sede, ma ormai è quasi completa, diciamo, è quasi finita, quindi pensiamo che fra poco verrà inaugurata. E per ora i laboratori sono un po' sparsi nel Dipartimento di Chimica, nel Dipartimento di Microbiologia, comunque sono tutti all'interno del campus. Quindi nel campus trovate le aule, trovate i laboratori per le attività didattiche, anche per le attività di ricerca, per la tesi finale, diciamo. E trovate anche tutti i servizi di cui vi avevano già parlato, quindi le mense, le aule studio, le biblioteche, eccetera. Ok, allora che cosa proponiamo in questo corso? Ovviamente è un corso biennale, una magistrale, complessivamente ci sono 120 CFU, le lezioni sono organizzate su 2 anni e ogni anno è diviso in 2 semestri, quindi le lezioni sono da ottobre fino a febbraio e poi da marzo fino a giugno.
Per quanto riguarda, diciamo, il tipo di proposta didattica, ci sono lezioni frontali, ci sono delle esercitazioni che vengono fatte in aula, in alcuni corsi, anche ad esempio nelle aule informatiche, ci sono dei laboratori didattici in alcuni corsi che adesso vedremo. E poi alla fine del percorso, quindi alla fine del secondo anno, c'è questo tirocinio che è strettamente, diciamo, finalizzato alla preparazione della tesi. Quindi è un tirocinio che dura circa 6 mesi e che diciamo, propone un progetto di ricerca allo studente che verrà poi appunto utilizzato per la scrittura della tesi. E, il tirocinio finale può essere svolto all'interno dei laboratori, ovviamente dei gruppi di ricerca, dei docenti che insegnano nel corso, o comunque diciamo del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, oppure può essere svolto in altri enti di ricerca, oppure nelle aziende. Tantissimi studenti vanno nelle aziende, diciamo in Italia o anche aziende all'estero, e poi può essere svolto anche in enti di ricerca o in università straniere. Ok, questi sono i corsi. In alto abbiamo il primo anno e sotto il secondo anno, quindi abbiamo nutrizione umana applicata, metodologie tecniche per analisi dei consumatori, tecniche chemiometriche applicate all'analisi degli alimenti. Di fianco vedete i CFU relativi a ogni corso di fatto è 6 CFU, tranne diciamo idoneità di lingua inglese B2 che è solamente 3 CFU. Poi abbiamo biochimica applicata, struttura e proprietà fisica degli alimenti, microbiologia predittiva, sostanze organiche e naturali degli alimenti, trasmissione del calore nel processo di industria alimentare, mentre nel secondo anno microbiologia industriale, metodologia di progettazione di prodotti e processi alimentari. Quindi, come vedete, i corsi, diciamo, affrontano tutti i vari aspetti del mondo degli alimenti, ok? Abbiamo dei corsi più biologici, ad esempio biochimica, microbiologia, abbiamo dei corsi di tecnologia alimentare, molto importante, come metodologia di progettazione di processi e prodotti, ma anche strutture e proprietà fisiche degli alimenti, e poi anche corsi di chimica oppure in ambito economico. Quindi vengono affrontati tutti gli aspetti, è un corso, diciamo, più generalista rispetto ad alcuni, diciamo, che vi hanno presentato in precedenza, se li avete ascoltati. Ok, questi sono i corsi in cui è previsto un laboratorio, cioè laboratorio pratico, quindi un laboratorio in cui lo studente mette le mani proprio in quello che fa. E sono chimica degli alimenti, microbiologia predittiva e sostanze organiche naturali negli alimenti. In tutti questi 3 corsi è previsto un laboratorio pratico. E una cosa importante da dire è che se, diciamo, la frequenza alle lezioni non è obbligatoria, la frequenza ai laboratori è obbligatoria per l'80%, quindi i laboratori devono essere frequentati. Se non vengono frequentati non è possibile sostenere l'esame. Ok, ovviamente è possibile usufruire del programma Erasmus, è possibile rimanere all'estero per un anno durante i 2 anni complessivi, diciamo, della durata del corso. E, il programma Erasmus può essere sfruttato per seguire lezioni e sostenere gli esami oppure per svolgere il tirocinio per la preparazione della tesi. Esistono bandi differenti che escono appunto durante il primo anno, se si vuole andare via al secondo anno, ad esempio. Diversi a seconda appunto del tipo di soggiorno che si vuole fare, quindi se si vuole rimanere all'estero per sostenere esami, se si vuole rimanere all'estero per preparare la tesi finale, quindi per fare il tirocinio. Questi sono esempi di collaborazioni, diciamo che in realtà le collaborazioni sono in continua evoluzione, quindi ne abbiamo riportate alcune, ma poi cambiano continuamente a seconda appunto dei vari accordi, dei diversi docenti che svolgono le attività all'interno del corso di laurea. Ovviamente ci sono collaborazioni con università italiane, con università straniere, con enti di ricerca diversi dalle università e con tantissime aziende. Aziende che si possono rivolgere appunto all'università per chiedere, diciamo, di fare dei progetti pilota, cioè ad esempio vogliono sperimentare un nuovo prodotto, ma prima di investire in una nuova attività sondano, diciamo, se ha un futuro questa attività, e allora utilizzano le forze, le conoscenze, le competenze dell'università per fare una prima esplorazione, diciamo, relativamente a un nuovo progetto. Oppure ci possono essere delle vere e proprie collaborazioni, progetti, diciamo, che vengono
messi in piedi insieme, quindi in parte vengono svolti nelle aziende, in parte all'interno dei laboratori dell'università, quindi diciamo che gli accordi possono essere di diverso tipo. In altri casi invece sono proprio commissionati dei lavori dalle aziende che vengono svolti all'università, quindi gli accordi possono essere di tanti tipi. Spesso appunto in queste attività vengono coinvolti gli studenti che devono preparare la tesi finale, quindi è possibile essere coinvolti appunto in queste attività di ricerca che coinvolgono la collaborazione con le aziende. Ci sono tanti gruppi di ricerca, diciamo, nell'ambito del corso di laurea che si occupano di aspetti diversi, sempre nell'ambito degli alimenti, quindi diciamo, si possono occupare della sicurezza alimentare, sicurezza in senso chimico, in senso microbiologico, in senso biochimico, si possono occupare ad esempio di metodi analitici per l'identificazione degli alimenti, quindi per certificare qualità e autenticità degli alimenti. Oppure, diciamo, si possono occupare dei processi di produzione degli alimenti, quindi di quelle che sono le tecnologie alimentari, quindi tutti i processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. Questo è un esempio, diciamo, un progetto innovativo degli ultimi anni che mirava, diciamo, all'utilizzo degli scarti delle aziende alimentari, sempre in quest'ottica di economia circolare, quindi studiare quali potenzialità potevano esserci nel riutilizzo in qualche modo di questi scarti di industrie alimentari. In questo progetto si era cercato di effettuare dei processi di fermentazione che portassero alla produzione di molecole utili, partendo appunto da scarti dell'industria agroalimentare, come ad esempio era stata identificata la produzione di alcune molecole antibiotiche, quindi era possibile, diciamo, dare un valore a questi scarti, cercare di valorizzare e di riutilizzare in qualche modo questi scarti dell'industria alimentare. Ok, noi ci occupiamo anche di accompagnarvi un po' al di fuori del corso, quindi quando siete alla fine del corso di laurea, cerchiamo di accompagnarvi verso il mondo del lavoro. Ci sono delle iniziative che vengono organizzate dall'Ateneo, come ad esempio incontri dove degli esperti vi spiegano come scrivere un curriculum o come affrontare un colloquio di lavoro, come gestire i social. Questo è un altro, diciamo, argomento molto importante che ha preso piede negli ultimi anni. Quali banche dati utilizzare per la ricerca di un lavoro? Poi vengono organizzati anche dei job day, che sono dei giorni in cui le aziende vengono qui in università e incontrano gli studenti agli ultimi anni dei corsi. Quindi gli studenti hanno la possibilità di incontrare, diciamo, gli addetti alla ricerca del personale delle aziende, con i quali possono parlare, possono lasciare i curriculum. Quindi questa è una grande occasione di incontro. Ora noi organizziamo poi nello specifico altri tipi di incontri, ad esempio la settimana prossima ci sarà un incontro con il presidente dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari che spiegherà cosa fanno i tecnologi alimentari che svolgono la libera professione, quindi iscritti all'ordine. Organizziamo degli incontri con i nostri ex studenti, ad esempio, che raccontano le loro esperienze. Quindi abbiamo già detto un pochino quali sono gli sbocchi professionali. Stiamo parlando di industria alimentare, diciamo che il 90% dei nostri studenti laureati lavorano nelle industrie alimentari. Cosa fanno nelle industrie alimentari? Fanno un po' di tutto. Cioè, nel senso, possono avere dei ruoli molto diversi all'interno dell'azienda alimentare. Possono occuparsi di analisi, quindi essere in un laboratorio, quindi analisi chimiche. Possono occuparsi di qualità, quindi fare un lavoro più di ufficio, possono ad esempio occuparsi anche di messa a punto di processi e quindi diciamo lavorare sulle linee di produzione. Poi c'è anche chi si occupa invece di aspetti più legati all'aspetto economico, quindi alla commercializzazione dei prodotti alimentari. Dipende moltissimo dall'azienda, quindi se è una piccola azienda molto spesso diciamo, il tecnologo alimentare viene occupato in diverse mansioni, cioè un po' un punto di riferimento per svolgere diverse attività. Se è una grande azienda, ovviamente il suo ruolo è molto più specializzato. Un po' di statistiche. Allora, questi sono gli ultimi dati che sono usciti nel 2021 e Alma Laurea, quindi la grande ente che si occupa delle statistiche in ambito universitario. E Alma Laurea riporta i dati nel 2021, se noi guardiamo i laureati dopo un anno, stiamo parlando di laureati del 2020, quindi anno della pandemia.
Abbiamo un valore di occupati dopo un anno dalla laurea, quindi nel 2021 pari circa il 70%, siamo al 69,7%. È un dato per noi molto basso, di solito era sull'86-87%, però ovviamente la pandemia ha colpito in tutti gli ambiti. Dopo 3 anni invece dalla laurea, quindi stiamo parlando del laureati del 2018, il tasso di occupazione sale già oltre l'86%. Quindi i tassi di occupazione sono per noi sempre molto soddisfacenti. Un altro dato molto interessante è questo, se si chiede agli studenti laureati se sei complessivamente soddisfatto del percorso di studio che hai compiuto, oltre il 90% dei nostri studenti dice sì, sono soddisfatto del percorso che ho compiuto. Quindi per questo diciamo che noi siamo sempre molto contenti, questi dati sono sempre molto elevati. In generale, se guardiamo appunto se sei soddisfatto dei rapporti con i docenti, i valori sono del 97% e diciamo un po' più bassi sono quelli dei rapporti con gli studenti, però anche qui c'è stata di mezzo la pandemia. Ok, alcuni esempi, questi sono due nostri ex studenti che abbiamo chiamato l'anno scorso per fare appunto un incontro con i nostri studenti iscritti, sono Lorenzo Ambrogio e Stefano Rizzolini, laureati da qualche anno. E Lorenzo lavora nella ricerca e sviluppo della Lavazza a Torino ora, quindi ci ha raccontato un pochino la sua storia, fa l'assaggiatore dei nuovi tipi di caffè, nonostante non avesse prima mai bevuto un caffè, prima di andare a lavorare alla Lavazza. E poi Stefano Rizzolini che lavora in Barilla. Ah sì, va bene. Ok, mi dicono che era in bomba. Provo così, sentite meglio. Ah ok. E Stefano Rizzolini che lavora in Barilla e si occupa di aspetti più legati diciamo ai regolamenti. I regolamenti relativi sempre ai prodotti alimentari che la Barilla appunto deve gestire. Un altro esempio che noi portiamo sempre molto volentieri è quello di Giovanni Campari, il nostro vecchio studente ormai, uno dei primi studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari. Lo riportiamo perché diciamo, ha avuto un grande spirito imprenditoriale e ha fondato il birrificio del Ducato, che forse qualcuno di voi conosce, se qualcuno è della zona. È una birra molto quotata, molto venduta, che si trova diciamo, moltissimo adesso. E diciamo che è riuscito addirittura ad aprire un pub a Londra dove vende solo la birra che produce lui. Nel suo birrificio ha assunto tutti i suoi ex compagni, quindi ci sono una serie di laureati di quell'anno di Scienze e Tecnologie Alimentari. Ok, parliamo un po' di aspetti diciamo più pratici. Allora, per l'anno 2023-2024 i posti a disposizione per la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari sono in tutto 108, di cui 5 riservati agli studenti extracomunitari. Quindi 103 per studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia. E, questi posti verranno banditi in 3 date successive a partire da luglio, quindi ci sarà una prima parte di posti banditi a luglio, una seconda banditi a settembre e una terza parte banditi ad ottobre. Per partecipare al bando bisogna essere in possesso dei requisiti di ammissione, quindi bisogna avere già i requisiti di ammissione che ora vi spiego quali sono. Allora, il primo requisito di ammissione è essere laureati, quindi dovete essere già in possesso della laurea triennale, ok? Quindi chi si laurea a luglio può partecipare al bando di luglio, chi si laurea a settembre dovrà partecipare a un bando successivo. E il secondo requisito è bisogna avere una media di 24 trentesimi calcolata su 80 CFU di corsi appartenenti a questi settori scientifici e disciplinari. Okay? Quindi bisogna avere quegli 80 CFU, aver fatto esami per 80 CFU in quei settori nella laurea triennale ed avere una media di 24 trentesimi. Gli esami li scegliete voi, ovviamente scegliete quelli con i voti più alti. Okay? Terzo requisito è avere diciamo, una conoscenza di inglese di livello B1, chi ad esempio ha fatto una triennale all'Ateneo di Parma, tutte le triennali hanno un esame di inglese di livello B1, quindi già quello è un requisito acquisito.
Il quarto requisito invece è un'adeguata preparazione personale. In quali materie? In queste cinque materie, che sono economia agroalimentare, tecnologia alimentare, microbiologia degli alimenti, chimica degli alimenti e nutrizione umana. Che cosa significa? Significa che se voi avete sostenuto un esame di queste materie durante la triennale, noi consideriamo che le conoscenze sono adeguate. Se uno viene da un corso di laurea in cui non ha mai fatto un esame di chimica degli alimenti, allora dovrà sostenere un colloquio in chimica degli alimenti. E che cosa dovrà studiare? Dovrà studiare un programma che è sul sito del corso di laurea, che si chiama appunto No, saperi di base, che si chiama saperi di base. Lì trovate un file dove sono indicati gli argomenti sui quali voi vi dovete preparare per questo colloquio. Okay? Quindi questo cerca di compensare le conoscenze iniziali in modo da poter partire con le lezioni della magistrale in modo, diciamo, lineare, in modo equilibrato per tutti gli studenti. Come viene fatta la graduatoria? La graduatoria viene fatta in base alla media che voi avete calcolato, quindi diciamo media più alta, siamo più alti in graduatoria, a parità di media calcolata su questi 80 CFU che voi avete scelto, viene favorito il candidato che ha il voto di laurea triennale più alto e a parità di punteggio ulteriore viene favorito il candidato più giovane. Okay? Con questi criteri viene fatta la graduatoria di ammissione. La graduatoria, il bando e tutto verranno pubblicati sul sito del corso di laurea. Ok, questo è l'indirizzo del sito del Dipartimento. All'interno di questo sito trovate il sito del corso di laurea magistrale, dove potete trovare tutte le informazioni. Io sono Claudia Folli e sono presidente di questo corso di laurea magistrale e sono anche la docente di biochimica applicata, nonché di biochimica anche della laurea triennale per i nostri studenti. Qui con me c'è la professoressa Bernini, che è la delegata in ingresso del corso di laurea magistrale, magari qualcuno di voi ha già avuto modo di contattarla. E poi abbiamo la nostra nuova tutor, che è Maria Pia, alla quale ora cedo la parola e vi racconterà un pochino la sua esperienza. Maria Pia è il nostro tutor studenti, quindi è la tutor, vuol dire una nostra ex studentessa, quindi una persona che ha frequentato il corso di laurea magistrale, ora impegnata in un dottorato e diciamo fa da sostegno per i nostri studenti. Quindi racconti un po' anche il ruolo del tutor. Allora, grazie a tutti e buon pomeriggio. Sono Maria Pia Fabrile e sono una studentessa del corso di dottorato in Scienze degli Alimenti all'Università di Parma. In realtà sarò molto breve e vi racconterò la mia esperienza professionale, ma anche personale, che parte con un viaggio ed è un po' lontano questo viaggio perché mi sono laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università di Foggia. E approfondendo un po' la parte delle certificazioni volontarie, non so se ne siete a conoscenza, BRC e IFS. Dopodiché ho preso il primo treno, ecco, per arrivare qui a Parma, per proseguire con il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, dove ho svolto il mio tirocinio presso il Laboratorio di Chimica degli Alimenti dell'Università di Parma. Per avere un po' entrambe le prospettive, sia sulla parte certificazione che sulla parte analisi. Mi sono laureata nel 2019 e successivamente ho intrapreso la mia prima esperienza di lavoro in un'azienda di ristorazione collettiva nelle vicinanze a Reggio Emilia. Come specialista dei sistemi di salute e sicurezza, mi sono occupata insieme al team dei sistemi informativi, della digitalizzazione un po' di tutto il cartaceo relativo alla normativa obbligatoria per quanto riguarda la sicurezza. Viaggio continua verso Bolzano, dove per la stessa azienda ho lavorato insieme ai sistemi operativi. Mi sono occupata quindi di tracciabilità, di controllo e di qualità relativamente ai prodotti alimentari. Il viaggio continua e mi porta indietro a Parma,
Adesso sono al mio terzo anno di un dottorato di ricerca in scienze degli alimenti presso il gruppo di igiene e ispezione degli alimenti di origine animale. E la mia linea di ricerca, il mio progetto di ricerca si basa sulla ricerca di nuovi strumenti per l'autenticazione e la tracciabilità per assicurare l'integrità della catena alimentare. Che cosa intendo? Mi spiego meglio, diciamo. Allora, per quanto riguarda Parma, quindi la Food Valley, come è stato già detto precedentemente, la parte dei suini, il prosciutto di Parma, gli allevamenti, ha una risonanza abbastanza importante. Sono sempre più frequenti le certificazioni per quanto riguarda la garanzia di alimenti derivanti da suini che non siano mai stati trattati con antibiotici o che siano stati allevati attraverso delle linee guida di benessere. Ecco, quello che faccio è andare alla ricerca di nuovi strumenti che possano garantire le diciture che vengono riportate in etichetta. Io ho concluso, questa è la mia esperienza e vi faccio un in bocca al lupo per la vostra scelta. Grazie a voi.